Sono Giuseppe Cucuzzi, ho 53 anni e faccio di professione il pastore. La mia azienda è composta da me, mia moglie Laura e mio zio Gavino, che è un altro collaboratore rumeno che si chiama Giovanni, che come che sia un mio fratello. Ho iniziato a fare il pastore da piccolo. La mattina mi svegliavo per mungere le pecore e poi si andava a scuola. La sera si tornava a scuola per lavorare di nuovo in campagna. Hai conosciuto me e hai deciso di fare un'impresa. Poi ho conosciuto a 28 anni questa dolce signora che è qui accanto a me e ho deciso di fare l'azienda per conto nostro. Per esigenze di mercato abbiamo iniziato a fare dei prodotti innovativi. Prima facevamo solo il fiore sardo, adesso facciamo sei formaggi di tipi diversi. E sono tutti al latte crudo, lavorati tutti a mano nella caldaia di rame. Questo formaggio è nato con la collaborazione di amici, di mia moglie, e quindi all'inizio mi sembrava strano mettere il mirto nel formaggio. Poi però il gusto del mirto col formaggio si abbina a me. All'inizio i colleghi pastori dicevano formaggio col mirto. Poi quando hanno visto che ha portato l'azienda al piccolo successo che abbiamo, ci sono convinti anche loro. E lui faceva, come tutti i pastori del paese, non solo, solo fiore sardo. Dunque si faceva una produzione di fiore sardo di tutto l'anno. Erano quintali di fiore sardo. Cioè tu lavoravi tutto l'anno per poi vendere il formaggio a un prezzo che era irrisorio. Dunque ho proposto a lui di cercare di diversificare il prodotto. E lui ha avuto la fortuna di conoscere un casaro che gli ha insegnato a trasformare, a fare la caciotta. La caciotta però per un latte crudo. L'obiettivo dell'azienda che ci avevamo messi, non usiamo né concimi, né mangimi concentrati, ma è tutto biologico, tutto naturale. Non ci interessava la quantità piuttosto che la qualità. E volevamo vendere il nostro formaggio noi direttamente. Io vado a leggere delle recensioni su internet e vado a contattare telefonicamente, anche perché eravamo poveri in canna, telefonicamente tutti i ristoranti con 5 stelle. Passa il tempo e comunque abbiamo delle risposte e le risposte sono molto entusiaste. Mangia il formaggio il direttore del Gambero Rosso e si innamora dei nostri formaggi e dunque chiede alla giornalista Mara Lucilla di farci un'intervista e di poter di fare un'intervista che voleva fare un trafiletto sul Gambero Rosso. E da un trafiletto sono diventate 3 pagine. Lì noi non abbiamo più cercato, comunque i clienti, ma i clienti che ci cercavano noi. Cioè il premiare comunque la tenacia comunque è la qualità del prodotto e non aver paura di comunque di dire che sono in un'isola e l'isola mi blocca tutto perché non c'è il trasporto. Tu fai un prodotto di qualità, ti metti degli obiettivi e ci devi credere in quegli obiettivi, allora sarai vincente.